Ciao a tutti! Allora, in questo video vi farò vedere lo sguardo ricevuto da Melissa. Allora, abbiamo fatto lo swatch colori, non tutto l'ho aperto, però diciamo farei vedere per prima le cose che già ho aperto, tante altre cose le aprirò insieme a voi. Allora, questo è il pacchetto che mi ha mandato lei, vi faccio anche vedere ciò che c'è all'interno, spero che si veda. Io diciamo qualcosa l'avevo già aperta, però diciamo il mio già l'ho ricevuto, l'ho aperto, ho fatto la foto e tutto quanto. Io ancora non l'avevo finito di aprire. Ho aperto due perché me le ha giustamente aperta mia figlia. E quindi adesso insieme a voi aprirò questo pacco. Io prima innanzitutto farò vedere intanto il bigliettino che mi ha scritto. Ho scritto questo bel bigliettino. E col mio swap per te, spero che possa piacerti tutto, fammi sapere, un bacio Melissa. Allora, innanzitutto c'era questo segnapagina e io lo chiamo, mi direi il nome, però comunque così, fatto così colorato con questi colori fluorescenti, come si vede, quasi dice segnapagina, ma io lo chiamo in un'altra maniera, ma adesso non mi viene. Poi c'era, in questo pacchetto c'era bellezza dei piedi, attento, crema nutritiva per i piedi, ho dato questa crema nutritiva della Yves Rocher, vedete? Molto utile. Poi mi ha mandato vediamo come è. Allora mi immagino che sarà una matita per le labbra della Yves Rocher. Non so se si vede. Sì che non si vede niente però. Comunque. Questa matita per le labbra. Poi mi ha mandato questa crema che è per le... per diciamo le rughe, che io ancora non ne ho, però sempre utile sarà. Quindi della Yves Rocher. Non so perché non mette tanto a fuoco questa camera. Boh. Poi, sempre in questo è swap. Perché abbiamo fatto colori e quindi lei ha mandato un po' tutto quello che riguardava i colori e tutto quello che le è piaciuto l'ho messo in questo swap. Poi c'è questa Long Lasting Lip Color. Il numero ce l'ho scritto. Ma comunque questi sono quelli che si mettono nelle labbra, se fa asciugare, si toglie e ti resta una leggera tinta sotto. Non so se lo vedete. E questo che io già diciamo l'ho aperto, è un tipo un rosso, questo cioè non si vede quasi, è un po' rossiccio e appunto è rosso. Poi una cosa che io adoro, questi prodotti io li compravo e solo che da me non si trovano tutti gli odori, quindi questo bagno doccia del tesoro di Oriente. Allora, un morbido intreccio di essenze di fiori orientali e preziose spezie dove l'inconfondibile profumo di legno di oud si fonde nelle note sensuali dell'ambra. Molto molto interessante questo bellissimo bagno doccia che io adesso apro perché io non l'ho odorato, però di fuori fa un bel odore, devo dirvi la verità, cioè. Oddio, che bello! Mi sembra tipo... dice fiore di arancio, però è dolce, è bellissimo. Vorrei vedere poi se trovo il profumo. Poi c'è questa limetta per le unghie che a me sempre mi è utile perché io a volte le smarrisco, le perdo e quando mi serve non le trovo mai. Quindi così. Poi... di quelli che non ho aperto c'è questo
che lei ha fatto incartare con Peppa Pig. E andiamo avanti. Allora, vediamo cosa c'è qui. Oddio, devo litigare con la carta, secondo me. Oddio, che carino! Ma sinceramente è molto carino. Allora, di profumo. Allora, ragazzi, tutti mi ha regalato un album di foto che sinceramente avevo di bisogno, perché io ne ho di foto da stampare e non sapevo proprio dove metterle. E qua c'è questo bellissimo album di foto. Lo faccio una foto adesso? Sorridi. E la metto qua. Non scherzavo, già ce l'ho tante foto da mettere. Poi, perché un pacco non è mai abbastanza da aprire, dobbiamo aprire questo qui. Quindi facciamo, scattiamo, dobbiamo tutto. Oddio, ci metterò 3 anni qua a aprire questa cosa. Cioè, non so, ma adora lo scotch lei, si vede tanto. Poi, oh mio Dio, cioè sinceramente ti ringrazio, perché una cosa che io adoro sono queste penne. Penne? Sì, penne di punta fina di 4 mm. Di colori giallo, arancione, rosso, fucsia, viola, blu, verde chiaro, verde oscuro, marrone, nero. Bellissimo, utilissimo, perché io sinceramente mi piace tantissimo queste penne, soprattutto perché scrivono molto molto bene, molto bello, e mi servivano veramente tanto. Grazie mille. Poi, per ultimo, c'è un altro regalino. Vediamo. Sembro un po' stupida, però mi piacciono fare le sguardo, non è colpa mia, è più forte di me. C'è questo qua, sempre di Peppa. E speriamo di poterlo aprire, perché ci metterò tipo 50 ore a aprire un pacco, cioè, per quello. Oddio. Oh, però. Un libro! Oddio, che bello! Un libro! Cioè, a me piace tantissimo i libri, leggere anche, però ci metterò, diciamo, un pochettino a leggerlo, perché ancora ne ho uno tanto spesso così da leggere. Però io sinceramente ti ringrazio tanto per il libro, si chiama Più. Ok, faccio prima se lo leggo io. Più della mia stessa vita è un libro di Massimiliano Alessandrucci. Non è che io voglio fare pubblicità, però se non dico di chi è, poi voi non potete mai sapere di chi è questo libro. Amare è riuscire a cambiare, cambiare è riuscire a amare. È vero questa cosa, ma sono curiosa di che cosa parla questo libro. Ok, poi può raccontare la storia. Qua racconta un po' la storia del libro, però io non lo posso leggere perché non è, cioè, il video non è fatto per leggerlo, è per aprire le carte. Quindi, allora, comunque c'è questo. Non vuole salire, sì, di qua. Questo bellissimo segnalibro con tutte queste figure, non so, queste formine, e vabbè, quelli che la Mondadori che ha fatto questo libro. Vabbè, se per caso vi interessa il libro, si chiama Più della mia stessa vita, la serie. Cioè, non l'ho mai letto, sono molto curiosa di leggerlo, perché sinceramente non l'ho mai letto. Quindi sarà il primo romanzo di questo autore. Comunque, volevo farvi capire di cosa è, però meglio che lo leggo, poi quando lo leggerò ve lo dirò io. E quindi niente, ragazzi e ragazze, questo è stato il mio swap. Vorrei farvi la visuale di tutto, però purtroppo c'è un micro spazio, cioè, per farvi vedere tutto. Quindi io faccio una cosa semplicissima, vi faccio vedere così, cioè velocissimo, questo
il primo regalo, poi mi ha regalato questo, poi questo bellissimo album di foto del Scimietto, che carino, lo metto di qua perché se no si vede male. Poi questo delle Yves Rocher per le rughe, perché la mia, però grazie. Poi no, mi fa simpatia questa cosa. Poi questa limetta, poi mi ha regalato, come vi ho detto, questo, poi questo matita labbra, poi questo per i piedi della Yves Rocher. Che devo dirvi che i prodotti della Yves Rocher, non per fargli pubblicità, però sono buoni. Questo tesoro di Oriente, questo bagno doccia bellissimo, e poi veramente profumatissimo, profumatissimo. Gazzetto. Questo è block notes fluorescente. E per ultimo il suo bigliettino. Questo è stato il swap mandato da Melissa per me. Io vi mando un bacione e vi ringrazio di avermi, non lo so, di aver rimasto fino alla fine di questo video. Mua. Ciao a tutti! Allora, in questo video ci sarà il swap fatto con chi? Non mi ricordo con chi. Allora, in questo video farò il video swap con Sabrina. Sabrina, no, Melissa! Non ce la posso fare. Allora, questo è lo swap fatto con Melissa. Appunto, Melissa. Allora, questo è il video swap fatto con Melissa. Video colori e video. Sì, buonanotte, ok? Allora, in questo video vi farò vedere lo swap ricevuto da Melissa. E lo swap lo abbiamo fatto colori. No,